Missione compiuta, il Pescara batte per 2-1 l'Adriatico Lapianese e conquista la vetta della classifica raggiungendo a 10 punti l'Entella. Ma non è stata facile contro la compagine allenata dal pescarese Fabio Prosperi, anzi in una partita nata malissimo per l'11 di Baldini, sotto di un gol già al pronti via per un errore della difesa biancazzurra con la svista di Pellacani, dopo neanche un minuto di gioco del quale approfitta Mignani, è finita però nel migliore dei modi con la vittoria in rimonta all'ultimo assalto e l'autogol degli ospiti con la sfortunata deviazione in rete di Pacciardi. In mezzo ai due momenti cardine della palpitante sfida con i toscani, il gol del solito Ferraris, anche stavolta messo a segno da subentrante dopo una conclusione di Valzania, la prima da titolare all'Adriatico e migliore in campo a termine di una partita che il Pescara, dopo la partenza ad handicap, ha meritato di vincere con una prestazione sempre all'attacco che dà ancora una volta merito alla truppa di Baldini, che ha dimostrato comunque che le tre sfide precedenti non sono un caso. Rispetto all'ultima all'Adriatico con la Torres, stavolta i biancazzurri sono stati più fortunati e hanno trovato il gol a 3 minuti dal termine in pieno recupero, gol che è valso anche la prima vittoria casalinga. Buono primo tempo di Valzania e compagni con la reazione dopo il gol dell'1-0 affidata a Cangiano che ci prova dalla distanza. Al 26esimo, minuto dopo, un'azione di Tonin al centro dell'attacco al posto dell'infortunato Vergani, con il centravanti che entra in area di rigore e viene spinto da dietro con il pubblico di casa e che recrimina per il rigore non concesso. Al 35esimo, su un cross di Bentivegna, da Gasso tra i più attivi, tutto solo, manca l'occasione del pari. Pareggio che arriva però nel secondo tempo, 3 minuti dopo l'ingresso in campo di Moruzzi, Squizzato e Ferraris al posto di Crialese, Lonardi e Tonin. Con Ferraris al suo terzo centro, ancora una volta decisivo, così come Valzania, autore della conclusione che ha provocato il gol. Al 62esimo Lapianese resta in 10 uomini per l'entrata pericolosa di Oder su Valzania. Il Pescara crede ancora di più alla vittoria. Al 71esimo si rivede Merola, tornato dopo l'infortunio, dentro al posto di Bentivegna. E alla fine la pressione è premiata nel recupero dall'autogol di Pacciardi, disturbato da Ferraris che manda in visibilio gli oltre 4.000 dell'Adriatico. E lunedì c'è un altro posticipo per la squadra di Baldini, ancora in casa, stavolta contro il Perugia, altra nobile decaduta del torneo di Serie C. Dai, bella, bella, sono le partite che ti regala il calcio, perché abbiamo iniziato con il piede sbagliato, perché purtroppo questi errori ci stanno, e dispiace perché, ti ripeto, Pellacani è un giocatore che poi ha giocato anche benissimo, e pur essendo condizionato dall'errore, un ragazzo che ci mette sempre il cuore, peccato per questo errore, però ecco, forse è meglio così, perché quando vinci con le difficoltà cresci, quindi visto che è andata bene siamo contenti anche ad aver subito questo gol qui. Nel primo tempo credo che la squadra ha fatto tre situazioni molto importanti, che io li chiamo le giocate intelligenti, cioè trovare il giocatore con il tempo giusto che poteva far gol liberamente. Non è successo, però è successo alla prima occasione del secondo tempo con Valzania, che si è trovato al posto giusto perché doveva essere... sai, se le mezzali non attaccano la porta, poi alla fine il 4-3-3 diventa sterile, diventa... hai tre attaccanti, ma quelli che poi mettono in difficoltà sono le mezzali che si buttano, che creano poi la superiorità numerica contro le difese avversarie. E Valzania è stato bravo a inserirsi. E Ferrari è stato bravo a farlo.